si prepara ad inaugurare il secondo decennio della Mostra Internazionale di Cinematografia, Giornate degli Arrivi. E a Jan Simmons le lucenti acque della laguna faranno dimenticare la triste gora in cui si perde Ofelia. Puntualissimi Henri Gisol e Suzanne Flon hanno qui un appuntamento con la fortuna, di cui sono protagonisti. Nominateli voi stessi. Questa è Maria Montes. Vorremmo piuttosto sapervi dire di chi sono questi bagagli. Annunciano varietà di eleganze e lunghi soggiorni. Reparto produttori. Gualino e Luporini. E questi, per raggiungere Barbara, Bob ha chiesto un breve congedo dal Quo Vadis. Anche qui si gira, ma in gondola. È luna di miele anche se splende il sole. Al lido si vedono uomini noti nel cinema, sconosciuti allo schermo. Cromo, Rancati, Ermanno Contini. I registi come Gallone e Genina, a cui la signora sembra voler suggerire con questo bragozzo l'idea di un film di mare. Carol e il dottor Scicluna. Il commendator Gemini con i dirigenti della Incom. L'editore Rizzoli osserva gli incantesimi del mago di Napoli, mentre Amato osserva la magia di Millie Vitale, una sepolta viva ben risorta. Gonella rappresenta il governo all'apertura della mostra. Lo accompagnano la moglie e le figlie. Sfileranno i film di 24 nazioni.